Ciao ragazzi, sono Aziz, detto anche Laco Creative. Fino ad oggi abbiamo portato modifiche, come avete già visto, sul Ninebot S2 e nel futuro collaboriamo anche con Mister Neretto. Ciao a tutti. Eccolo qua. Adesso la nostra collaborazione vuol far sì che il canale prenda una nuova via che non tratti soltanto di modifiche ma anche di monopattini in senso lato, per far sì che l'utente finale riesca a sapere cosa è meglio e cosa no per gli acquisti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Laco Creative. In descrizione vi lasciamo i link per i vari canali, tra cui Facebook Monopattini Elettrici Firenze, Instagram sempre con lo stesso nome e la pagina Telegram per essere un pochino più interattivi. Finalmente a casa, il mio piccolo. Oh, 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 oh. Vediamo come ti si presenta. Al suo interno troviamo un cavo per la ricarica, questo qui sicuramente sarà da attaccare a un trasformatore, un kit di brufole e il trasformatore vero e proprio, che è da 2,5 ampere. Attacco non so particolare. Comunque al suo interno troviamo un manuale utente, da. Vediamo com'è. Devo ammettere che non me lo aspettavo così grosso. Adesso che abbiamo fatto abbiamo serrato il punto in cui si piega il manubrio, iniziamo a prendere in mano le brufole e a fissare
il manubrio al supporto. Allora, sarebbe stato utile l'arco. Cerchiamo di mettere nel mezzo la scritta in modo che la parte zigrinata, per far sì che stia fermo, sia sempre ben allineata. È gigantesco. Ha un prezzo diverso rispetto a quelli più commerciali, però diciamo che un motivo c'è. Freno posteriore, motore posteriore e anteriormente soltanto il freno. C'è anche il campanello, luci. Mi sembra che proprio sia a norma di legge. Spero che vi sia piaciuto. Questo è il manubrio, tenete conto che io sono circa 1,80 m, è abbastanza grossotto. Ciao e alla prossima! We will rise up.